Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questo dibattito che inaugura un virtuoso ciclo di confronti sui temi dell'ecosostenibilità ospitati in questa manifestazione da oggi a domenica. E grazie agli ospiti per essere qui presenti. E l'esigenza di una diversa etica dello sviluppo che metta in primo piano l'uomo e l'ambiente è ormai generalmente condivisa, soprattutto sulla spinta dei pesanti effetti provocati dalla crisi economica che ancora viviamo. Basti pensare che la stessa presidenza italiana del G8, che per altri versi ha sottostimato a lungo la portata di questa crisi, ha posto tra i primi punti dell'agenda politica internazionale la necessità di rivedere le regole della finanza per dare un contenuto etico al governo dell'economia. È di 2 mesi fa, inoltre, come tutti sappiamo, l'enciclica Caritas in Veritate, con la quale Papa Benedetto XVI denuncia le storture del nostro sistema economico e richiama con forza i governi e tutte le coscienze sulla priorità da dare al cosiddetto sviluppo integrale della nostra epoca, incentrato sull'uomo, sulla persona, per meglio dire, e sul creato. Naturalmente sulle risposte da individuare per uscire dalla crisi, o meglio, su queste nuove modalità di sviluppo ancora non c'è compatibilità. Però va rilevato che chi si riconosce nelle ragioni della green economy, di cui parliamo questa sera, da tempo segnala l'esigenza di uno sviluppo ecosostenibile che usi in modo intelligente le risorse dell'ambiente, le materie prime e anche le risorse umane, soprattutto le materie prime che sono limitate nel nostro pianeta. In un quadro di confronto plurale, e in questo dibattito ospitiamo le testimonianze di chi in questo settore, in questo sistema economico opera, di chi produce reddito e profitti, oltre a sentire le ultime novità, l'innovazione più aggiornata sul rapporto tra qualità del vivere e risparmio energetico che ci rappresenterà poi un tecnico qualificato. E dunque imprenditori che operano in questo sistema economico fanno profitti, però riconoscono anche l'importanza di processi e di tecnologie a minore impatto ambientale. Cominciamo con Romano Mion, che è alla mia sinistra, fondatore di Eurospin SPA, che è un'azienda attiva nel campo della grande distribuzione, fondata nel 1993 e diventata leader nel settore dei discount per numero di punti vendita, di fatturato e per numero di clienti. Naturalmente gli organizzatori della Fiera della Sostenibilità garantiscono, per così dire, sulla qualità dei nostri interlocutori, però la prima domanda è d'obbligo. Il supermercato, tanto più una catena della grande distribuzione, rappresenta in un certo senso l'icona del consumismo, e cioè di un sistema economico che è finalizzato non tanto a soddisfare i bisogni quanto ad alimentare il consumo come presupposto per sostenere la produzione che ha bisogno di crescere continuamente in questa prospettiva cosiddetta della crescita illimitata che si scontra con la limitatezza delle risorse.